soddisfazione. Allora, intanto mi presento, sono Matteo Bernabé, sono un giornalista che sta curando l'ufficio stampa in questi mesi per il Movimento 5 Stelle di Carrara. Buon pomeriggio ai due protagonisti, quindi al sindaco di Livorno Filippo Longarini, al candidato sindaco del Movimento 5 Stelle di Carrara, Francesco De Paolo. L'iniziativa di oggi l'abbiamo strutturata come una sorta di intervista sui temi che in qualche modo accomunano un po' le città di Livorno e di Carrara. Il titolo infatti, come potete leggere, è De Pasquale Longarin, scelte in comune. In particolare parleremo di ospedali, sanità, di acqua pubblica, del tentativo di privatizzazione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti e di porto e del progetto del Porto a 5 Stelle, quindi chiuderemo con questa proposta. Inizio subito con il sindaco Longarin, a cui chiedo, oltre diciamo a quelle che ho già citato, un'altra caratteristica che accomuna Carrara e Livorno riguarda i decenni di governo della sinistra. Come è stato l'impatto dell'arrivo del Movimento 5 Stelle in comune dopo decenni di amministrazioni rosse? Domandina facile, buonasera a tutti. Allora, io credo che si parta da un presupposto che amministrare un comune non è un'operazione facile, è molto più complicato di quello che si può immaginare. Dovete pensare che, ad esempio, a Livorno io mi sono trovato a gestire 1200 dipendenti, giusto per dare un ordine di grandezza di quello che può essere un approccio di gestione. Già di per sé le pubbliche amministrazioni, con quello che in qualche modo è scritto nel testo unico enti locali, rende estremamente lento e poco reattivo quello che tendenzialmente invece dovrebbe essere un'azione di governo molto capace di rispondere immediatamente alle esigenze che si aspetta la cittadinanza. Quindi credo che più che un aspetto di dopo tanti governi rossi si dovrebbe semplicemente pensare che i governi che ci hanno in qualche modo preceduto nel passato avevano delle dinamiche tendenzialmente che sono legate alla spartizione del potere, e tutto quello che in qualche modo è legato alla gestione di questo è pressappoco vincolata alla gestione del consenso. Mi riferisco sicuramente alle partecipate, ormai io sono diventato famigerato, sono alla ribalta delle cronache nazionali per la questione AMS, ma questa è soltanto una di quelle che purtroppo dovremo affrontare in tutta Italia. Considerate che ci sono 8.000 partecipate, semplicemente il piano Cottarelli prevedeva una riduzione da 8.000 a 1.000 partecipate, non a caso, perché lì dentro è il vero male di tutti i bilanci delle pubbliche amministrazioni. Quindi io credo che sia opportuno semplicemente porsi su un piano che è quello di raccontare già durante la campagna elettorale quello che si può aspettare una cittadinanza, come poi è accaduto anche a Livorno e in tante altre città d'Italia per fortuna. Semplicemente quello di dire che i tempi non sono quelli che ci si aspetta immediatamente. Certamente le reazioni del cambiamento sono efficaci, puntuali, i cambiamenti si vedono e si vedono molto bene. Gli atti di giustizia soprattutto sono legati all'esercizio della democrazia nel momento in cui non avvengono più quegli atteggiamenti legati al siccome appartieni allora vieni preso all'interno di. Uno tra tutti, la scelta dell'assessorato, per quanto mi è riguardato, ha comportato anche tante critiche, ci sono stati mille dibattiti e non soltanto all'esterno del Movimento 5 Stelle. Credo che sia semplicemente però uno degli elementi sui quali discutere fa bene, è una cosa assolutamente positiva. Quindi quello che a mio modo di vedere è un approccio di una città dopo tanti anni che non ha avuto alternanza di governo
è sicuramente instaurare un buon rapporto con la macchina amministrativa, mettendo però molto chiaramente in luce la discontinuità rispetto al passato. Questo non è facile da attuare, però credo che noi tutti abbiamo sempre molto chiaramente messo la coerenza davanti a ogni altra cosa, quindi basta dirselo prima, basta dirlo apertamente prima alla cittadinanza, e credo che questo è quello che sicuramente porterete avanti. Il mio augurio è che dal momento in cui potenzialmente Carrara diventi governata dal Movimento 5 Stelle, quindi ti veda sindaco di questa città, tu abbia la forza di coinvolgere tutto l'apparato amministrativo affinché ti segua coerentemente rispetto all'unica luce che tu dovrai seguire, che è il programma di governo. Attuare il programma di governo è l'operazione veramente complicata, attorno alla quale devi impiegare te, tutta quanta la giunta, tutti i consiglieri di maggioranza e tutti coloro che vorranno mettersi a disposizione, io mi auguro una cittadinanza attiva la più ampia possibile, tutte le energie affinché non si crei quel brutto atteggiamento dell'ostruzionismo politico, ma si voglia veramente andare tutti insieme verso un rinascimento della città. Questo io è quello che sento di poterti augurare. Quindi, restando sempre in argomento, invece il Movimento 5 Stelle di Carrara cosa si aspetta di trovare nell'eventuale arrivo al governo di Carrara? Innanzitutto ringrazio Filippo per le sue parole, perché effettivamente anche Carrara bisogna di essere ricostruito. Infatti noi quello che ci aspettiamo di trovare, se riuscissimo ad arrivare al governo di questa città, fondamentalmente sono i dissesti. Innanzitutto il dissesto del bilancio che è gravato paradossalmente dagli oneri del marmo. Il marmo, invece di essere un volano economico per il comune, in realtà è un problema, perché c'è un elevato tasso di evasione, c'è un bilancio che si prefigura in un certo modo, ma poi il comune non riesce a incassare quello che dovrebbe incassare. Ma questo perché in realtà non c'è un'azione amministrativa forte nei confronti delle aziende del mare, come del resto hanno messo in evidenza i revisori dei conti non più tardi di un paio d'anni fa. Questo è uno dei primi scogli da superare. L'altro scoglio poi è il dissesto idrogeologico. Carrara esce da una serie di alluvioni che l'hanno segnata proprio nel profondo, non solo sulla superficie del territorio, quindi nelle case piene di fango, nelle aziende piene di fango, ma proprio all'interno proprio dell'animo dei carrarini. Questo ovviamente ci dà modo di dover affrontare questa priorità. Ovviamente non possiamo affrontarla da soli, ci aspettiamo che la Regione faccia quello che ha promesso, e quindi che ci sta mettendo dei progetti, che ci metta anche i soldi. Quello che noi vogliamo gestire però sono le priorità prima di tutto, cioè non può la Regione imporci la scelta di abbattere ponti storici, abbattere ponti che sono stati realizzati 10 anni fa perché oggi non vanno più bene. Prima bisogna sistemare a monte, andare a vedere quelle che sono le criticità a monte, poi successivamente si vedrà se effettivamente ci saranno da fare altri interventi al piano. L'ultimo elemento su cui ci dovremo confrontare sono poi tutte le criticità legate alle opere compiute. Abbiamo ancora due grandi alberghi, è vero sono privati, ma sono anni, in un caso poi decenni, che sono ancora lì da essere compiuti, riferisco al Mad Hotel e all'Hotel Mediterraneo. Abbiamo da risolvere il problema del Politeama che da anni sta cadendo, si muove. Abbiamo un teatro che è stato riaperto ma non completamente, quindi c'è da chiedersi come mai c'è ancora il ridotto che non è usufruito.
entriamo nel vivo dei temi e voglio chiedere al sindaco Nogarin, uno dei primi problemi che avete dovuto affrontare è stato l'ospedale, quindi sembrava che anche a Livorno dovessero costruire un ospedale come il nostro ospedale nuovo, il NOA, ma siete riusciti a bloccare il progetto. Perché avete condotto questa battaglia? Perché abbiamo condotto la battaglia è facile da, come risposta. Ci sono alcuni servizi essenziali che non possono passare nelle mani del privato. Qualsiasi sia l'idea che uno si è fatto, dell'impostazione politica che può avere un territorio, i servizi essenziali devono rimanere pubblici affinché siano veramente... veramente garantiti a servizio dei cittadini. La sanità è certamente uno di questi e purtroppo noi abbiamo assistito in Toscana alla realizzazione di 4 folli progetti realizzati attraverso project financing che di fatto hanno svenduto non direttamente la sanità ma tutto l'asse che gira attorno alla sanità, quindi è un po' come cercare di non vendere la sanità intesa come prestazione sanitaria, ma per entrare all'interno dell'ospedale devi pagare dei posti auto a prezzi allucinanti, oppure chi ha costruito quell'ospedale ha talmente preso in mano tutti i servizi essenziali connessi alla sanità che praticamente poi viene erogato male il servizio appunto sanitario stesso. Le stesse strutture con questo modello di intensità di cura che è un po' ispirato ai telefilm americani ma che non trova ovviamente una corrispondenza rispetto a quello che invece è un'impostazione classica universitaria. Noi abbiamo dei medici che sono degli specialisti e non si capisce come si possa arrivare a trovare chi in qualche modo gestisce gli ospedali. Dare tanto ancora alla città di Livorno. Il problema è che gli appetiti dei cementificatori sono sempre dietro gli angoli. E anche nel caso di Livorno naturalmente si erano molto portati avanti, però non avevano fatto i conti con le amministrative del 2014, al punto che appena entrati uno dei primi problemi che abbiamo dovuto affrontare è stato quello di cercare di non tenere la palla avvelenata in mano amministrativamente parlando, perché la gara era avviata, c'era stata un'aggiudicazione provvisoria, insomma bastava veramente poco non solo per non andare a rovinare magari quello che erano i proclama che avevamo portato avanti in campagna elettorale, ma la cosa ancora peggiore sarebbe stata quella di far pagare ai cittadini magari delle penali da capogiro semplicemente perché il percorso era troppo avanti. Beh, devo dire che siamo stati particolarmente bravi anche in quel caso, abbiamo veramente fatto molto bene la lezione e semplicemente ritardando, rimandando, talvolta anche non compiendo gli atti, cercando di interpretare al peggio la burocrazia intesa come ovviamente il rimandare i tempi, ha portato poi a avere i margini per poter andare a rinegoziare di fatto quello che è l'accordo di programma che era stato sancito appunto nel 2010.
Il punto è che poi abbiamo una regione, e lo dico con molto dispiacere, condotta da un presidente che non ha alcun tipo di interesse dei cittadini della propria regione. Alcun tipo di interesse. L'obiettivo del presidentissimo Rossi è stato fin dall'inizio quello di creare un'opposizione politica. Anzi, l'opposizione sarebbe già un riconoscimento intellettuale troppo alto. L'unica cosa che sono stati capaci di portare avanti, sia con la conclusione del primo mandato che poi con il secondo, è stato quello di creare ostruzionismo. L'ostruzionismo però ha come controindicazione che gioca sulla salute dei cittadini, perché esattamente come vi dicevo prima si sta parlando di servizi essenziali e questo Partito Democratico, lo dico in modo molto chiaro, non ha veramente alcun tipo di coscienza legata a quello che è di fatto l'erogazione dei servizi essenziali. Noi a Livorno abbiamo bloccato la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero, ma non abbiamo dall'insediamento ancora inaugurato uno dei padiglioni, il secondo per i più attenti ai particolari, che è costato un numero allucinante di milioni di euro di ristrutturazione. Probabilmente non sarebbe stato neanche inaugurato nell'eventualità della nuova realizzazione del presidio ospedaliero di Montenero, però questa è la follia di questa gente. Il punto è che a 2 anni e mezzo dall'insediamento ancora non è stato inaugurato, tanto per darvi l'idea di come stanno pensando queste persone di amministrare i soldi pubblici. Non solo non è stato inaugurato, ma non si vuole procedere all'annullamento di quell'accordo di programma che chiaramente ormai noi siamo nelle condizioni di non portare avanti senza nemmeno avere le penali in mano. Quindi la lezione l'abbiamo fatta dal punto amministrativo molto molto bene. Il punto è che la palla adesso è nelle mani della regione, la quale sta utilizzando questo modello di rimandare semplicemente come elemento di campagna politica contro Livorno. Livorno è diventata un po' il brutto anatroccolo della Toscana, perché si sa è governata dall'unico sindaco del Movimento 5 Stelle, quindi va trattata il peggio possibile. E devo dire che noi su questo, come dire, non ci facciamo veramente mancare niente, ma nonostante questo comportamento da parte della Regione Toscana, vi garantisco che la città ha completamente cambiato passo. Certamente l'aspetto della sanità meriterebbe una riflessione vera e profonda, non tanto sulle infrastrutture che sì sono importanti, ma sui servizi al cittadino. Quindi quello che in qualche modo manca, e con questo concludo la domanda, è che sotto l'aspetto del intercettare come erogare una buona sanità in Toscana, spesso e volentieri si risponde con le infrastrutture, mancando completamente tutto quello che è la visione dell'aspetto del mondo sanitario, terzo settore. E su questo aspetto noi in realtà stiamo molto lavorando, non per niente a Livorno, tanto per dirne una, siamo stati la prima città a erogare il reddito di cittadinanza che proprio in questi giorni ha avuto. Restiamo in tema di sanità, perché rispetto a Livorno qualche differenza c'è qui a Carrara, no? Indubbiamente. Il PD a Carrara, non avendo oppositori politici, ha potuto chiudere l'ospedale senza tanti problemi, per lasciare in eredità una sanità territoriale che in realtà non abbiamo. Per cui ci ritroviamo con un ospedale nuovo realizzato in una palude, con tanto di pompe che funzionano in continuazione, perché ogni volta che piove ci sono le infiltrazioni d'acqua, non dimentichiamo. Abbiamo liste d'attesa a non finire, abbiamo tutta una serie di strutture come la Casa della Salute che in realtà rispondono a un cartello appiccicato fuori dagli ex distretti, quindi una realtà completamente diversa da quella che era stata prospettata. Ma non solo, per chiarirci le idee,
l'ospedale è talmente intasato, il pronto soccorso è talmente intasato che spesso i malati che vengono appunto operati all'interno del NOA vengono rimandati a casa molto presto. Alla casa di riposo di Carrara ci sarebbero tutta una serie di posti letto per la degenza intermedia, proprio perché questi malati non possono tornare a casa. La regione, o meglio l'ASL per la precisione, l'ASL di Area Vasta, non li utilizza questi posti letto alla casa di riposo perché costano, e allora si preferisce mandare gli ex degenti, mandarli direttamente a casa. Ovviamente mandandoli a casa la percentuale di recidiva risulta piuttosto alta, per cui buona parte di questi malati ritornano poi in ospedale per ulteriori complicazioni, con un rimpallo che ovviamente non giova né al malato, né alle famiglie e nemmeno alle casse pubbliche. Questo è tanto per chiarirci qual è la sanità locale oggi a Carrara. Un altro tema che accomuna Livorno con Carrara, sindaco Nogarin, è la battaglia per l'acqua pubblica. Altro che, a Livorno, allora, partiamo dal presupposto che la battaglia dell'acqua pubblica, per quanto ci riguarda, passa dall'aver bloccato niente poco di meno che la privatizzazione della nostra partecipata ASA SPA, che ha all'interno un mostro sacro quale Iren. Che cosa è accaduto lo scorso maggio? Iren, consapevole del fatto che avrebbe, Iren detiene il 40%, giusto per cercare di capire anche di cosa stiamo parlando, ha fatto una proposta ai sindaci del PD, che si trovano sempre nelle segrete stanze, fanno sempre le riunioni quando facciamo le assemblee, loro hanno una stanzina a parte, si ritrovano sempre lì, sono sempre meno, però si ritrovano sempre lì, si raccontano sempre le cose, poi non ho capito bene come, perché tutte le volte pigliano degli schiaffi in assemblea allucinanti, però in questo caso è interessante, perché che cosa è accaduto a maggio dell'anno scorso? Praticamente Iren, consapevole del fatto che la Consob non avrebbe permesso il mantenimento della quota ASA al 40%, ha tentato una scalata al 51%, perché deve, per la Consob, poter in qualche modo avere la possibilità di approvare il bilancio. Quindi di fatto una quota minoritaria non gli permetteva poi di fare tutta una serie di operazioni finanziarie al proprio interno, e quindi ha fatto tutta una manfrina legata a investimenti, robe incredibili, sembrava che dovessero costruire non lo so nemmeno, una torre Eiffel a Livorno in cambio di una piccola percentuale di quote azionarie. Noi, come al solito, e questa è la parte che veramente mi sento di suggerirti, dovrai studiare tantissimo sul piano proprio della capacità amministrativa, cioè gli statuti diventeranno una delle letture più importanti che dovrai costantemente fare, qualsiasi tipo di approccio rispetto a qualsiasi tipo di problema, certamente legato alle partecipate, ma proprio a menadito, cioè diventa l'ABC per potersi muovere nell'ambito della gestione amministrativa. Il tentativo, comunque, vi dicevo, era quello di prendere il 51%, con il Comune di Livorno che detiene il 36,5% della quota restante pubblica, quindi rispetto al 60% pubblico il Comune di Livorno da solo ha 36,5%, e poi tutta una serie di piccole percentuali di altri comuni. La parte interessante è che per poter cambiare lo statuto c'è bisogno che ci sia, come dire, un 75% dei comuni che delle quote azionarie che sono d'accordo, ma avendo il Comune del Livorno il 36,5%, ovviamente quel 75% non sarebbe mai arrivato. E quindi io glielo ho detto in modo molto chiaro quando hanno tentato di fare tutti questi approcci, hanno cominciato a scrivere sui giornali, perché poi anche
anche questo è bellissimo, c'è stata proprio tutta una campagna fortissima nella quale pensavano di metterci anche un pochino sotto pressione. Io in realtà manco li leggo troppo i giornali perché non ho tempo, quindi li lascio leggere agli altri, lascio condizionare più i sindaci dell'opposizione nel mio caso dopo averci provato in mille modi, loro sono venuti fuori con la possibilità, allora, non riuscendo a compiere questa azione, a vendere il pacchetto azionario del 40% di ASA, niente proprio bene il comune di Torino. Quindi a giugno è accaduta una roba mansissima. Io ho detto: guardate, con una serie di stratagemmi ho rimandato le assemblee fino ai 3 giorni successivi alle amministrative del 2016. E la cosa carina è stata che la notte in cui hanno eletto Chiara Appendino a Torino, io ero a Torino appunto, e la mattina è uscita una dichiarazione nella quale si diceva apertamente che l'operazione ASA per quanto riguardava IREN era da annullare. Durante la notte naturalmente ho viaggiato, sono arrivato in comune il giorno dopo, ho fatto la mia bella giornata di lavoro e durante la notte sono andato a Roma. E è uscito un altro comunicato stampa nel quale si è detto per l'appunto che l'operazione ASA anche per Acea non era più così interessante, quindi mi hanno praticamente dichiarato guerra. Il punto è che noi abbiamo in realtà in programma una escalation all'interno della partecipata con l'obiettivo di ripubblicizzare completamente la quota acqua, perché ASA gestisce acqua e la parte non della vendita del gas che ha già venduto un po' di tempo fa a Eni, ma la parte della gestione, manutenzione, tant'è che in questo periodo c'è tutta la parte della salvaguardia e del bando gas che è diventato anche abbastanza famoso perché abbiamo portato a casa una contrattazione sindacale di un certo livello. Quindi l'operazione ripubblicizzazione dell'acqua per noi è assolutamente primaria, non è un'operazione facile, richiederà ancora un po' di tempo, ma la cosa importante è aver bloccato in realtà il contrario, cioè questi tentativi che avevano come finalità semplicemente quello di monetizzare speculazioni finanziarie che erano state fatte nel passato. Non siamo ancora convinti di non poter dire qualcosa di importante anche rispetto alle operazioni che hanno portato IREN all'interno di ASA, sulle quali stiamo facendo tutta una serie di accertamenti. E poi che altro, noi stiamo installando, abbiamo finanziato quelle che noi chiamiamo acqua alta qualità, cioè l'acqua del sindaco che poi tutti si vanno a prendere con le bottiglie di vetro, i contenitori quelli grandi, dove peraltro si fanno delle chiacchierate politiche con i vecchiettini che sono la roba più interessante del mondo, ve lo dico io che mia moglie mi spedisce ogni volta che arrivo a casa e mi dice guarda manca l'acqua vai, e quindi io mi metto lì, ragiono, le robe più interessanti vengono proprio fuori alla fontanellina pubblica. Però ecco, una delle cose importanti è che alle fontanelle dell'acqua ad alta qualità, appunto acqua pubblica, si attivano non soltanto aspetti che sono legati all'acqua, ma questioni che sono di tipo sociale, e secondo me non indifferente è la parte di tutta la plastica che non solo non viene utilizzata perché non viene commercializzata all'interno dei supermercati, ma non deve essere poi smaltita nel servizio rifiuti. Sapete che io sono uno attento ai rifiuti, quindi da questo punto di vista ovviamente non posso che esserne contento. Tra poco parleremo anche di rifiuti. Per quanto riguarda invece l'acqua pubblica, qual è la proposta del Movimento 5 Stelle di Carrara?
Per quanto riguarda l'acqua pubblica a Carrara, siamo tutti molto gioiosamente gioiosi. Abbiamo questa Gaia, questo bellissimo carrozzone di cui tutta la cittadinanza è contenta. Potremmo fare un sondaggio, penso che se vogliamo fare per alzata di mano chi è contento di avere Gaia tra i gestori dell'acqua, penso che si solleverebbero soltanto fischi. Purtroppo la gestione dell'acqua, gestione ovviamente targata PD, la gestione dell'acqua pubblica che ha messo insieme diversi comuni, un carrozzone che in realtà è lottizzato non solo a sinistra ma anche da destra, non dimentichiamolo, perché dalle nostre parti la lottizzazione è di un certo stampo, ma in altri comuni la lottizzazione è di un altro stampo. Noi oggi alla fine di Gaia abbiamo soltanto gli oneri che si traducono in bollette esagerate, in servizi sempre più scadenti. Tutti si sono accorti di come le riparazioni dell'acquedotto vengano fatte a distanza di molti giorni rispetto a quelle che sarebbero le necessità, soprattutto nella bella stagione. Abbiamo ancora chilometri di tubature in amianto da sostituire, quindi nella prospettiva la gestione dell'acqua non è davvero una buona gestione. Filippo prima faceva riferimento alle casine dell'acqua. Noi abbiamo proposto le casine dell'acqua in una mozione di, mi sembra, 3 anni fa circa. Il Consiglio Comunale ci dissero che non c'era bisogno di votare perché erano praticamente già pronte, insomma, le avrebbero messe nel giro di una settimana. Nel 2016 ho riproposto la mozione perché se qualcuno di voi ha visto una casina dell'acqua me lo faccia sapere, perché io il sottoscritto non l'ha trovata, e anche stavolta hanno detto che le avrebbero fatte nel giro di qualche settimana. Siamo a marzo, anzi aprile ormai del 2017, di casine dell'acqua ancora non ne abbiamo viste. Se vogliamo un po' di acqua pubblica gratis dobbiamo tornare alla fontana del gigante, che ha qualche secolo di storia, allora lì l'acqua del sindaco lo troviamo ancora. Abbiamo parlato di privatizzazione, una privatizzazione che si sta tentando di portare a compimento a livello regionale è quella per la gestione dei rifiuti. E quindi chiedo al sindaco Nogheri cosa sta facendo Livorno per evitare quella che qui a Carrara chiamiamo la Gaia dei rifiuti. E questa è una domanda difficile, perché siamo reduci ieri da un'assemblea che insomma bisognava prendere gli schiaffi. È una battaglia durissima, anzi cerchiamo di accelerare con queste amministrative perché abbiamo bisogno di aiuto. Beh, io vi voglio fare una metafora su questa situazione della gara dei rifiuti. La metafora è questa: a Livorno avevamo un'azienda dei trasporti pubblica che era fantastica, si chiamava ADL, forse qualche nostalgico se la ricorda ancora, un carrozzone importante come la maggior parte. Mantenere sotto il punto di vista del territorio l'erogazione dei servizi e di tutta l'economia annessa e connessa alle partecipate. Vi faccio questa metafora perché tanti anni fa, e questa cosa ha coinvolto naturalmente anche Carrara,
ci hanno raccontato che queste aziende erano dei carrozzoni che andavano privatizzate, perché la privatizzazione avrebbe portato beneficio per tutti, miglioramento dei servizi, efficientamento, minor costi per i comuni. Bene, l'ATL in quei tempi aveva addirittura, mi riferisco quando veramente era agli albori del suo percorso amministrativo, era talmente avanti che prima rispetto a tutte le altre città della Toscana, anche Firenze, aveva addirittura la gestione dei parcheggi e si era portato avanti in questo, nel senso che aveva fatto veramente delle cose straordinarie. Poi venne un progetto della regione toscana che probabilmente vi dirà qualcosa, che si chiama CTT. Bene, questo progetto, sempre nell'ambito della privatizzazione, perché arriva al privato, fa delle robe fantastiche, efficienta, fa tutto il bene e il meglio che si possa pensare, di fatto ha fatto un disastro. Non solo perché questa azienda è oggi un baraccone vero che non ha più alcun rispetto della territorialità, quindi l'economia legata alle partecipate, come vi dicevo prima, è funzione del fatto che i comuni per quei servizi erogano dei costi alle aziende stesse. Se queste aziende però non sono del territorio, e ascoltate bene quello che vi sto dicendo, quei costi non ricadono sul territorio. Ora, la regione toscana da un po' di tempo a questa parte si è messa in testa, e lo sta facendo con sanità, trasporti, rifiuti, adesso anche con il progetto delle case popolari, credo, cioè una follia proprio veramente che credo gli vengano la notte questi incubi a questa gente. Ecco, il discorso della CTT però è veramente chiarificante, perché fa vedere quanto è stato folle il percorso della privatizzazione per poi arrivare a ottenere una gara per la gestione del servizio unico dei trasporti in Toscana, che ha portato niente poco di meno che un'azienda francese a vincere e quindi a desertificare completamente tutta quell'economia alla quale io facevo riferimento prima. Ora che vi ho fatto questo esempio, ci concentriamo sul mondo dei rifiuti. E non vi racconto la situazione di Livorno, perché sarebbe troppo divertente dal punto di vista anche della squisitezza del percorso del diritto amministrativo, dell'innovazione, di quello che abbiamo portato avanti. Ma quello che in qualche modo io voglio raccontarvi e che riguarda il vostro territorio è che, portando avanti un gestore, i tre gestori per ora, perché poi vorranno arrivare naturalmente al gestore unico, si va niente poco di meno a creare una potenziale azienda che ha 2500 dipendenti. Un'azienda che gestisce rifiuti con 2500 dipendenti, una delle tre. Poi, unendole tutte insieme, si va a creare praticamente un paese invece che un'azienda, con tutto quello che comporta. Il problema però ritorna di tipo economico e finanziario. Perché? Perché poi tutti quanti voi continuerete a pagare una tassa di rifiuti, potenzialmente con un privato che entra all'interno, che poco che voglia ha una sua marginalità di guadagno, e quel guadagno lo paghiamo tutti quanti noi. La parte brutta è che tutti gli appalti che poi sono connessi a quell'azienda non terranno minimamente di conto della territorialità, non terranno di conto del fatto che le tasse le paghiamo tutti quanti noi, ma saranno semplicemente funzione di politiche di gruppo, e spesso e volentieri saranno governate proprio dal privato, che non è chi entra dentro con il 51%, no, spesso e volentieri entra in punta di piedi con il 40%, dicendo di fare investimenti faraonici, e poi naturalmente pretende però di avere le pedine che contano all'interno, mette l'amministratore delegato, mette il direttore generale, mette chi in qualche modo è responsabile degli acquisti, degli appalti, e da lì comincia la scalata all'azienda. E a colpi spesso di ricapitalizzazione
si mangiano quote parte dell'azienda, perché questo è il meccanismo che storicamente negli anni è stato utilizzato per sottrarre ad ognuno di noi un pezzettino di quello che sono i servizi pubblici ai quali facevamo riferimento. Questa è la vergogna vera. Quindi quello che è stato fatto ieri è l'ennesimo tentativo da parte di questo manipolo di persone che oltretutto si sono, senza un minimo di dignità, riunite addirittura in un'altra stanza. Io sono sfacciato, ormai si sa, sono un sindaco cattivo, mi chiamano Ringhio. Ho aperto la porta di questa stanza e mi sono messo a sedere lì con loro e li guardavo. E ho detto, ah, questa non è la mia riunione? Ah no, questa non è la riunione del lato, è un'altra riunione questa qui. E che riunione è? Dice, no, ci stavamo mettendo d'accordo. Ma mettendo d'accordo su cosa? Cioè, queste persone si scordano di essere istituzione, si scordano di essere prima di tutto rappresentanti dei territori e che dovrebbero fare l'interesse delle persone, di noi tutti. La cosa che mi fa però particolarmente, non so se schifo o rabbia, o forse tutte e due, è che a sedere a quel tavolo c'era anche l'assessore regionale. E quando io l'ho fatta venire allo scoperto facendomi una domanda su qual era la sua posizione, perché è stata presentata una mozione all'ultimo minuto, perché poi il presidente, anche questa è una cosa carina che vi racconto e lo faccio soltanto per farti assaporare che cosa potresti dover affrontare domani, cioè, nel senso, questa è una sorta di accoglienza da parte mia. La parte carina è che il sindaco di Livorno precedente, che è una persona ovviamente splendida, era presidente di tutto, cioè era presidente di ANCI Toscana, presidente di Autorità Idrica Toscana, presidente di ATO Costa, appunto questa qui alla quale facevo riferimento, e poi era presidente anche di altri tre o quattro cose, ora non mi vengono a mente, ma uno sulla sanità, era presidente di tutto. Io non so dov'è che trovasse il tempo per fare il presidente di tutto, io faccio già molta fatica a fare il sindaco e basta. La parte però che è particolarmente interessante è che quando sono entrato all'interno dell'amministrazione di Livorno, io non sono diventato poi presidente di nulla, perché sistematicamente venivo cacciato a pedatemi il culo da tutte le parti. E la parte, questa è la parte invece carina, è che al posto di me, come sindaco di Livorno, non come c'entra niente il fatto che io sia del Movimento 5 Stelle, ovviamente ci mancherebbe che l'hanno fatto apposta, hanno messo dunque per i rifiuti il sindaco di Colle Salvetti, che è il comune che è un quartiere di Livorno accanto, però lui si sa molto più importante di me e più rappresentativo del territorio. Per la sanità ci hanno messo quello di Cecina, perché si sa che Cecina è anche per lì, è molto più importante di Livorno e ci mancherebbe altro. E poi per l'acqua ci hanno messo prima Carrara, però poi Carrara, siccome non è tornata al Partito Democratico, alle amministrative dopo, allora ora hanno messo anche una, o non hanno ancora messo qualcuno, ma ci metteranno sicuramente qualcuno che guarda caso sarà del Partito Democratico. Questo ti devi aspettare, perché così loro gestiscono le cose, viene prima il partito e poi i cittadini. Quindi Francesco, a queste assemblee di ATO immagino che da giugno poi vi ritroverete in due a sorvegliare queste riunioni degli amministratori del PD. Ringrazio Filippo per questa precisazione, perché effettivamente ne abbiamo già discusso in Consiglio Comunale in questi anni. E in effetti sappiamo che cosa ci dobbiamo aspettare. L'importante è quello che ci fa piacere è di poter essere in due. Siamo due realtà della Toscana costiera non propriamente secondarie. Quindi, se come dice il proverbio, l'unione fa la forza, e piano piano vedremo di smantellare questo castello di sabbia, almeno comunque questo fortino che è stato costruito,
per scopi diversi di quelli, rispetto a quelli di fare gli interessi della collettività. Io lo auguro. Lo auguro soprattutto ai cittadini di Ferrara che questo avvenga nel vostro interesse e nell'erogazione dei servizi pubblici. Altra questione che accomuna Livorno e Carrara è il porto, no? Il sindaco di Livorno saprà che la regione ha regalato in qualche modo l'autorità portuale di Marina di Carrara a quella di Spezia, della Spezia, e cosa pensa di questa scelta? No, vabbè, ma è semplice, cioè, c'è la tendenza di accentrare tutto quanto a Firenze. È una follia, tutto quanto viene deciso a Firenze per quanto riguarda i territori. Oltretutto, da un punto di vista schiettamente costituzionale, questa cosa per i servizi essenziali non può funzionare così. La Costituzione racconta un'altra storia e per fortuna l'abbiamo difesa con questo ultimo referendum. Quello che dico è che probabilmente non c'è una visione di ciò che è strategico in questa nazione. I governi continuano a portare avanti delle politiche folli, caotiche, che non hanno un pensiero, non hanno un disegno. Io mi dico da tempo che quello che abbiamo la necessità di mettere nero su bianco è un comitato strategico di cosa è realmente importante da portare avanti per la nazione, per la ripresa del lavoro. La portualità è sicuramente un qualcosa di così importante. Spesso e volentieri che la riforma che è stata portata avanti anche da Del Rio va nella direzione opposta rispetto a tutto il resto d'Europa, nel senso che i territori non sono quel qualcosa di trascurabile che sta intorno al porto. Perché così viene pensata la portualità da parte del ministro e da parte della regione. Cioè i territori devono semplicemente subire le decisioni che spesso e volentieri vogliono dire il mettere delle persone a sedere nelle postazioni che contano, quelle che naturalmente prendono stipendi dal capogiro, ma non fanno gli interessi dei territori. Io ho fatto un esempio durante uno degli animati comitati portuali di Livorno dicendo a loro signori che sarei stato costretto, continuando con quell'atteggiamento un po' spocchioso di chi in qualche modo non vuol sentire la rappresentanza di un'intera città, a mettere le strade chiodate al confine del porto. Ma questa è una provocazione che in qualche modo ho fatto per far capire che il mondo della portualità è necessariamente collegato a tutto ciò che in qualche modo è legato allo sviluppo economico del territorio e quindi non si può prescindere da questo. Arrivo alla tua risposta tanto agognata. Evidentemente per la regione toscana Carrara fa parte della Liguria. Che ti devo dire? Cioè, questo è quello che viene da pensare nel momento in cui si regala la gestione, in una delle rarissime eccezioni, addirittura di due ambiti regionali messi assieme. È follia, è la mancanza veramente di una visione strategica anche dal punto di vista di ciò che rappresenta il porto per il territorio. Io credo che anche su questo voi abbiate da dire molto, ma io credo che l'intera città si aspetti molto da quello che è il rapporto con il proprio waterfront, perché se negli anni sono stati capaci questi governi scellerati a non mantenere sul territorio ad esempio molta dell'economia legata all'industria in generale, ciò che non potranno mai portarci via è il territorio, cioè
tentano quantomeno di rovinarlo dal punto di vista ambientale facendo delle scelte folli, e questo è un primo aspetto. Ma ovviamente non si può esportare Carrara in Cina, cioè Carrara è Carrara, Livorno è Livorno, la Toscana malgrado tutto rimane la Toscana, nonostante tentino di violentarla in tutti i modi possibili e immaginabili. Questo per dire che anche la portualità è parte integrante di una visione del territorio, e quindi va da sé che questo è una scelta, questa è stata una scelta che in qualche modo determina l'incapacità di avere quella visione. Io mi auguro che su questo possiate dire voi ben qualcosa, ma che portate avanti un progetto che sia nutriente per il territorio. È proprio sulla questione del porto in regione il Movimento 5 Stelle, con il portavoce Giacomo Giannarelli, che saluto. Aveva chiesto una proroga di questo accorpamento, ma la regione cosa ha risposto? Fondamentalmente ha risposto PIC. Ho un microfono che è una metafora del nostro porto, non si regge in piedi. Il porto economicamente il microfono. No, ma funziona, nonostante tutto è che c'è un presto quello di Livorno. L'unica motivazione che riesco a leggere nella mossa della regione è quella di metterci bastoni tra le ruote, dandoci già per roccaforte persa. In realtà noi in questi giorni, abbiamo presentato quella che è la nostra visione del porto, più completamente di luce, lontana da quella che in questi decenni ci hanno prefigurato. Una visione del porto che si può realizzare anche abbastanza facilmente, mentre il loro progetto di porto è da 30 anni che ne discutono e ancora non ne sono venuti a capo. Dal nostro punto di vista quello che è necessario fare appunto è rifunzionalizzare il nostro porto, che oggi come un po' tutti abbiamo esperienza, è praticamente vuoto per buona parte dell'anno. E allora l'unica cosa secondo noi sensata da fare è quella di ripensarlo come mostra questa diapositiva, e che ci presenta il porto come diviso in due parti. Da sempre il porto è stato un problema, perché l'ingresso, uno dei due ingressi è proprio qui accanto, come vedete, in mezzo alle case, in mezzo a due passi dalla movida cittadina, e quindi con grossi problemi di viabilità, senza contare che poi durante l'inverno e a volte anche d'estate in realtà molti camion per raggiungere il casello autostradale percorrono l'arteria di Viale Colombo in questa direzione, quindi passando, incrociando praticamente tutta la zona dei bagni. È una gestione insensata avere un porto commerciale in questa zona, e quindi l'ingegner Barberoni ha predisposto questa ipotesi di riconversione del porto, per cui abbiamo a oriente la parte commerciale e a ovest una parte turistica, con un porticciolo come da decenni si auspica di avere, e con un terminal crociere, visto che bene o male qualche crociera nonostante tutta arriva anche da noi, e quindi con la possibilità di realizzare un terminal crociere. Abbiamo tenuto conto anche delle indicazioni delle organizzazioni degli artigiani, che lamentano la mancanza di un travel lift per le aziende della zona industriale che realizzano scafi da, diciamo, chiamiamoli da diporto, insomma, comunque per i piccoli yacht, e che permetterebbe appunto di avere, consentire un allestimento dello scafo, che è il lavoro, diciamo, più importante, più che la realizzazione dello scafo nudo e crudo, travel lift che possiamo vedere in queste immagini.
cioè andare a dare un nuovo senso a un'infrastruttura che è indubbiamente impattante, ma un'infrastruttura così può rispondere, secondo noi, a quelle che sono le esigenze oggi della città. Un'infrastruttura fatta non per le imprese del cemento, per le imprese di costruzioni, per le grandi imprese di costruzioni, non per le piccole imprese locali, come si diceva prima, e un porto che possa appunto essere fruibile dalla cittadinanza con spazi commerciali e spazi dove ospitare la movida a una certa distanza dalle case dove la gente abita e dove quindi tutto sommato potrebbe anche non impattare in modo eccessivo sulla vivibilità notturna dei residenti. Secondo noi un porto del genere innanzitutto costerebbe molto meno rispetto ai progetti faraonici fino ad oggi previsti, impatterebbe molto meno sul problema del dissesto idrogeologico, sarebbe un porto molto più funzionale, un porto a dimensione urbana, potremmo definirlo, dove la parte industriale è la parte più vicina alla zona industriale e dove la parte turistica è più vicina alla zona dei bagni. Cioè una cosa talmente elementare che anche Sherlock Holmes si stupirebbe. Quindi io le domande le avrei finite, quindi chiedo al sindaco, intanto lo ringrazio per averci e gli faccio i migliori auguri di buon lavoro, però insomma ci lascia con un saluto, insomma, con un augurio mio, spero. Grazie. Ma l'augurio io lo faccio non tanto al candidato quanto alla città. Bravo. E come vi ho detto, mi auguro veramente che abbiate la forza di comprendere che dietro al progetto del Movimento 5 Stelle c'è non tanto questi raffigurati come improvvisati, non professionisti, ma ci sono semplicemente delle persone che si mettono a disposizione delle persone, lo fanno veramente con il cuore. Quindi quello che io mi aspetto di vedere anche in questa parte di Toscana, in questa città, in questo territorio, è di riprendere un dialogo con la cittadinanza che parte dalla comprensione anche di una difficoltà che è quella di mettere mano ai disastri che sono stati fatti negli anni dei governi scellerati del passato per portare un rinnovamento vero, quel rinnovamento al quale io ho fatto riferimento con l'esperienza di Livorno, che parte da questo, parte dall'apertura, parte da ridare veramente un nuovo respiro alla politica in generale. Quindi quello che mi auguro per Carrara e soprattutto per i cittadini di Carrara è che abbiate la forza di comprendere che il Movimento 5 Stelle rappresenta questo, rappresenta un nuovo respiro di fare politica. E quindi votare il Movimento 5 Stelle, portare al governo di questa città il Movimento 5 Stelle vuol dire portarvi finalmente dentro l'istituzione. E prima di passare la parola per le conclusioni, diciamo, al candidato sindaco Francesco De Pasquale, ricordo i prossimi appuntamenti del Movimento 5 Stelle di Carrara. Domani all'ingresso della passeggiata del ponte ci sarà il consueto banchetto proprio sul tema dei rifiuti. Poi il prossimo evento pubblico sarà la presentazione ufficiale ai cittadini del candidato sindaco e dei candidati al consiglio comunale, e sarà venerdì 7 aprile alle 17.30, va bene, vero? Alle 17.30 nella sala di rappresentanza del Comune di Carrara, quindi vi aspettiamo numerosi, speriamo numerosi proprio come oggi. Quindi lasciamo la parola a Francesco. Amico Sindaco, grazie per l'invito che mi hai fatto.
ringraziare della pazienza e della presenza di tutti. L'augurio è quello di riuscire a fare squadra per far convincere la gente, con i cittadini, che questa volta abbiamo le carte in regola per poter cambiare le sorti della città. Grazie. Se vuoi.